Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Io sono Gennaro, vi do il benvenuto sul mio canale, dove parliamo esclusivamente di accessori, applicazioni e ovviamente fotografia e videomaking solamente esclusivamente da dispositivi mobile. Detto questo, iscrivetevi al canale prima di continuare e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Siamo in compagnia dell'Arc M1, ragazzi, un microfono wireless della Holyland, che ringrazio tantissimo per questo prodotto, nato proprio per noi creator, perché è un microfono abbastanza piccolo, immediato praticamente all'uso. Come lo tiriamo fuori dal suo case, che vedremo, è immediatamente funzionante. Batteria a lunga durata, abbiamo una distanza accettabile, dice 200 metri, ma ovviamente dipende dove siete. Quindi un microfono wireless piccolo, trasportabile e pronto all'uso, quindi ragazzi, prontissimo all'uso, come vedremo ovviamente in questo video. Adesso andiamo ad unboxare questa scatola per vedere cosa c'è dentro. Vi ricordo che questo microfono è in due combinazioni, cioè abbiamo il singolo, il solo praticamente, o il duo, che io ho ovviamente nelle mie mani, che sono due microfoni adatti per interviste, ovviamente per eventi vari. Invece ovviamente sì, avete la, diciamo, non avete la necessità di fare interviste, ma avete solamente la necessità di fare tutorial o videoblog, basta anche il solo, ovviamente costa molto meno. Prezzo contenuto per il livello di qualità, quindi si parla sempre di un microfono di qualità della Holyland, ovviamente una marca che praticamente ormai siamo abituati a sentire in giro e che ha solo prodotti di qualità, quindi ci sta. Adesso vi metterò il link in descrizione. Io l'ho visto su Amazon, era in offerta a 145 euro il combo, cioè il duo, quindi non costa neanche tanto, mentre il solo sui 90. Quindi diciamo che è un microfono accessibile a tutti, chi vuole ovviamente migliorare ovviamente il proprio audio per i propri video. Sappiamo che il video di buona qualità con un audio scarso, come in questo caso il mio microfono, ovviamente non è un video praticamente accettabile, ok? Quindi andiamo a vedere subito cosa c'è nella scatola. Eccola, la scatoletta del nostro Holyland Arc M1, la andiamo subito ad unboxare, vedere cosa c'è dentro, e avrete una sorpresa, perché all'interno di questa scatola troviamo un cofanettino che protegge i nostri microfoni, le nostre unità praticamente, da polvere oppure da perdite di pezzi accidentali, come fa Gennaro. Eccolo qua, bellissimo cofanetto, guardate che meraviglia che è. Lo apriamo subito, anzi sabato, non è sabato oggi. Ok, passato il treno possiamo riprendere, apriamo e troviamo subito, vedete qua, il nostro case che racchiude le nostre unità, lo vedremo dopo. Qua invece abbiamo i due antivento contenuti in una bustina, praticamente per i due microfonini. Come vi ricordo, ovviamente questa è l'unità doppia, ok, dell'Arc M1. Qui cosa abbiamo ancora? Se apriamo questa linguetta abbiamo all'interno i due cavetti. Il primo è il cavetto, primo, non è il primo, ho tirato fuori per prima, è il cavetto per diciamo i smartphone, vedete che io ho già collegato ovviamente il mio cavetto adattatore Lightning e lo riconosciamo da questa linguettina, grazie Holyland per questa precisazione, così non ci possiamo sbagliare, anche se guardando i contatti ce ne accorgiamo, però è più un colpo d'occhio questo. Poi abbiamo invece ancora il cavetto ovviamente per fotocamere e videocamere tradizionali, ok, perché possiamo anche utilizzare ovviamente questo microfono per una videocamera tradizionale. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo anche qui il cavetto della ricarica USB-C, vi ricordo, non so se l'ho già detto, che i case ovviamente si ricarica, ma anche l'unità indipendentemente dal case, abbiamo tutto l'attacco USB-C. E per ultimo abbiamo un manualetto di istruzioni che ci permette di start, di iniziare a utilizzarlo, ma come vedrete l'utilizzo è molto molto semplice. Prima di vedere l'interno di questo bellissimo case, di vedere ovviamente di sentire poi la prova pratica, vi preciso due cose. Per collegare questo microfono a un smartphone che ha Lightning abbiamo bisogno, come abbiamo visto, del cavetto adattatore, sempre jack 3,5 femmina,
Invece per la USB-C abbiamo bisogno ovviamente di un adattatore USB-C e jack femmina 3,5. Mentre se abbiamo ancora l'attacco, diciamo l'ingresso per il microfono 3,5, ben venga. Purtroppo c'è già una limitazione da dire che non ho ancora svelato. Questo microfono ha la possibilità di andare in stereo e mono, ovviamente con i nostri smartphone collegati col jack, non con una scheda audio, se no non ha più senso trasportare uno smartphone piccolo e un microfono se ci dobbiamo portare dietro anche una scheda audio. Possiamo andare solamente in modalità monofonica, quindi non avremo la possibilità di, cioè possiamo splittare in stereo, ma le tracce verranno registrate sempre in un'unica traccia. Quindi cosa serve questa modalità stereo? La modalità stereo serve perché il nostro microfono registrerebbe, manderebbe un'unità su ovviamente un canale e l'altra sull'altro. Cosa ci serve? Cosa ci potrebbe servire? Eh beh ragazzi, questa sarebbe una bella cosa se si potesse ovviamente collegare in stereo dal jack al nostro smartphone, perché avremo la possibilità poi in post produzione di avere le due tracce separate. Quindi se io faccio un'intervista e risultassi più alto dell'intervistato, potrei abbassarmi la voce mia, oppure se il mio intervistatore risultasse più basso, potrei alzare un po' il suo volume. Purtroppo non è così, bisogna regolare e a seconda della persona che avete davanti, che abbia un vocione o un vocino, direzionare il microfono più vicino o più lontano alla bocca. E ragazzi, è il prezzo da pagare. Però la mobilità, diciamo, la praticità è imbattibile, ok? Come vedremo. Passiamo ora a vedere cosa c'è all'interno del case e due spiegazioni sulle spie, soprattutto. Bene, abbiamo nelle mani il case dell'Arc M1, lo andiamo ad aprire subito, scopriamo le spie di ricarica dei nostri microfoni. Si stanno ricaricando, quindi lampeggiano, e anche qui abbiamo praticamente la ricarica del nostro case, quindi è pieno, ok, caricato a pieno. Richiudiamo un attimo, andiamo sotto, vediamo qua la presa USB-C, okay, dove possiamo ricaricare il nostro case, che a sua volta ricaricherà ovviamente i nostri microfoni e l'unità ricevitore. Ok ragazzi, diamo un'occhiata al ricevitore in primis, un'occhiata rapida. Qui abbiamo le spie blu subito accese che cercano di collegarsi ai microfoni, che sono ovviamente chiusi nella scatola. Come apriamo ovviamente la scatoluzza e tiriamo fuori un'unità, il nostro ricevitore si collegherà automaticamente. Poi abbiamo, scusate che cadeva, abbiamo dalle parti ovviamente il tasto on off. Se io adesso lo premo 5 secondi, il nostro ricevitore si spegne, lo ripremo ovviamente e si riaccende, ok? E qui è tutto qua, è molto semplice, come vedete. Qui abbiamo la presa USB-C perché il nostro ricevitore, come i microfoni, può essere ricaricato indipendentemente dal case. Buona cosa, non si sa mai se scaricasse. E abbiamo dietro il nostro cavetto, possiamo ricaricare oppure tenere sotto carica il ricevitore. Dalle queste parti cosa abbiamo? Abbiamo due tasti, il più e meno vedete che indica il volume. Ecco, il volume è una cosa che non è tanto, diciamo, comoda, non ha tanti step, ok? Va su e giù, ma non va a zero, ok? Il volume non va a zero e i step sono pochi, ok? Quindi vabbè, non so se è una cosa utile tenerne conto. Ma sul tasto meno abbiamo un altro simboletto che indica la possibilità di cliccare a lungo questo e agganciare manualmente i microfoni. Talvolta non si collegano e quindi si possono agganciare manualmente. Dall'altra parte c'è la M, vedete questa M indica che cliccando i nostri microfoni verranno messi in mono, ovviamente la spia cambierà di colore. Ovviamente una volta di nuovo, se premiamo, la spia diventerà di nuovo blu e quindi siamo in stereo. Come ho già detto, non è possibile avere questa funzione sugli smart, cioè possiamo switchare, ma sentite che cambia un po' il suono, ma alla fine non più di questo. Bene, abbiamo praticamente detto tutto, qui sotto ci sono i collegamenti ovviamente del case e abbiamo ovviamente la pinzetta per poterlo alloggiare su uno slit oppure alla cintura, dove volete. Okay. Andiamo a vedere adesso i microfonini. Prendiamo un'unità, ovviamente vedete che lampeggia anche qua la spia,
che è blu, anche se non so se la vedete bene, e ovviamente cerca di collegarsi al ricevitore. Quando è fissa, ovviamente vuol dire che si è caricata. La spia rossa vuol dire che il nostro ricevitore o il nostro microfono è scarico. Arancione indica lampeggiante che si sta ricaricando, arancione fissa vuol dire che è carico praticamente a pieno. Invece la spia verde indicherà che il nostro microfono è in cancellazione del rumore, poi vedremo come fare. Analizziamo un attimo il microfono. Qui abbiamo ovviamente la capsula microfonica, anche qua abbiamo, come vedete, la. Scusate che tolgo questo, ecco qua, la pinzetta, comodamente potete metterlo alla camicetta, alla camicia, maglietta, dove volete. Sotto abbiamo anche qui, vedete, il USB-C che possiamo ovviamente caricare il nostro microfono, possiamo anche utilizzarlo da banco, perché? Perché no? Proviamo a provare per credere, come diceva il buon conduttore, non ricordo, di Aiazzone. Quindi abbiamo le linguette ovviamente di ricarica nel case. Passiamo ai pulsanti che sono presenti nella parte lato del microfono. Premendo questo si spegne anche questa unità, perché i tasti on off, perché se magari avete da attendere un attimino, li potete spegnere per non sprecare batteria. Ricliccandoci possiamo ovviamente riaccenderli. Ok. Ecco qua il tasto cancellazione del rumore, questo qua, quando lo premiamo la spia diventa verde e vediamo subito. Tirando fuori ovviamente il ricevitore, vedete che la spia si blocca. Ecco, l'altra continua a lampeggiare perché non trova l'altro, ma tra un po' si spegnerà. Ok? Ora vado a premere una volta una cliccata sopra, diventa verde e la cancellazione del rumore, che ovviamente sentiremo, è in azione. Come la riclicco, diventa di nuovo blu e la cancellazione del rumore è stata praticamente disattivata. Benissimo, andiamo a tirare fuori anche l'altro. Ok, ecco qua l'altro, aspetta che mi cade. Vedete che tutti e due sono pronti all'uso, ragazzi, prontissimi all'uso. Come lo metto via, il mio case capisce, il mio ricevitore capisce che non c'è più e incomincia a lampeggiare. E rimetto via anche questo qui e il mio ricevitore capisce che non c'è più niente e continua a lampeggiare anche lui. Quindi pratico, molto pratico, ovviamente pronto all'uso. L'Arc M1, bellissimo. Prima di continuare con la prova pratica, ovviamente, due paroline sugli agganci e sul monitor soprattutto. Non abbiamo un'uscita cuffie, quindi non possiamo agganciare una cuffia al nostro ricevitore. Quindi come fare? Se abbiamo un dispositivo con ancora i due, diciamo, ingressi, Lightning e jack, siamo fortunati. Se abbiamo invece solamente Lightning, dobbiamo avvalerci di una cuffia Bluetooth, e così per USB-C. Le cuffie Bluetooth sono ovviamente di due fasce, anche se poi con Switch Studio un po' di ritardo ce l'abbiamo lo stesso anche col filo. Però con le cuffie ovviamente Bluetooth da poco si accentua questo problema, e con le cuffie che costano un po' di più diminuisce, anche per FilmMic Pro. Quindi come fare per agganciare il tutto? Vi dico la procedura, ok, che io ho fatto, poi smentitemi se non è vero, ovviamente. Prima di collegare le cuffie, agganciate il jack all'adattatore Lightning o USB-C, poi alloggiate il Lightning al vostro iPad o iPhone, poi agganciate le cuffie, oppure accendete le Bluetooth e poi, dopo la fine, agganciate il ricevitore al jack e poi accendete e dovreste avere il monitor perfettamente in cuffia. Ragazzi, la procedura è un po' strana, ma è così. Adesso, vabbè, la faremo ovviamente insieme. Vedete che adesso il mio banco di regia indica che ho praticamente USB, questo microfonino, ovviamente che non è tanto di qualità, ma non stiamo a vedere pelo nell'uovo, collegato al mio iPad. Adesso io indosserò le cuffie, ok? Ora sgancerò brutalmente il microfono USB e mi sentirete ovviamente per un attimo dal microfono dell'iPad. È così, è abbastanza oscena la cosa, però è la prova che bisogna fare. Vado. Ecco, come vedete, il mio iPad indica che mi sta riprendendo dal microfono interno. Vado a collegare il Lightning. Collego la cuffia.
questa cuffia al microfono interno, ok? Quindi mi sentite dalla cuffia. Adesso vado a prendere l'unità, la collego e sentirete ovviamente un attimo di silenzio perché i microfoni non sono ancora agganciati. Ecco qua ragazzi, ora siamo collegati con l'ARC M1, ok? Questo è l'audio che esce da questi microfoni. Ovviamente io lo tengo così adesso per praticità, però lo potete agganciare ovviamente alla vostra maglietta oppure anche su un cavalletto con una slitta perché è abbastanza performante. Andiamo a sentire la riduzione del rumore. Vi ricordo che dovete premere il tasto verde che c'è sul lato e la spia si accende e adesso è ridotto il rumore. Sentite che la mia voce è un po' ovattata, ovviamente questo è il prezzo da pagare. Adesso riscopriamo il tutto. Di nuovo una cliccata sul tasto verde, la spia diventa blu e quindi siamo di nuovo liberi con la nostra voce, però diciamo che in certe situazioni può servire. Bene, abbiamo fatto la prova con l'ARC M1 inserito sul banco di regia Switch Studio, ma ora andiamo a fare la prova con Filmi Pro, che l'ho fatta all'esterno ancora quando ero in montagna, e poi l'ultima prova che farò è quella della distanza, ok? Sono andato un po' distante, poi commenteremo il tutto e ci vediamo alla fine per i saluti. Siamo alla prova con Filmic Pro. Come ho già anticipato, per i smartphone che sono sprovvisti di jack per le cuffie bisogna adottare una cuffia Bluetooth, ma ovviamente è una cosa non indispensabile, perché si può anche andare con i VooMeter e sperare di riuscire a livellare bene il volume di entrata dei microfoni. Comunque, a parte questo, la cuffia Bluetooth si installa ugualmente come abbiamo installato la cuffia tradizionale, cioè inserendo per primo il Lightning senza jack, ok, e poi accendendo la cuffia. Io non lo farò perché non posso registrare lo schermo. Diciamo l'audio che vorrò registrare, ovviamente sulla registrazione schermo l'audio dell'iPhone, poi se metto la cuffia c'è un pasticcio, quindi non l'accenderò, ma ovviamente il monitor funziona nella cuffia. La metto qua, ok, la metto qui e vi faccio vedere che ho messo la staffa perché ovviamente tirando fuori il nostro accessorio che è il ricevitore, bisogna praticamente andarlo a installare da qualche parte. Io lo installerò sulla staffa qua, ok, sulla staffa con la molla, prendola e inserendola delicatamente all'interno della slitta, forse al contrario, vabbè, lo mettiamo così, che da una parte più larga dalla parte più stretta, va bene, ok. Quindi inserite la slitta, adesso non ci resta che azionare Filmi Pro e fare la prova diciamo della qualità audio. Come potete notare ovviamente dalla registrazione schermo e anche dall'audio che esce, ovviamente è preso dal telefono. Adesso vedete che se clicco faccio ok, se sbatto sul telefono l'audio è del telefono. Ora quando vado a inserire il jack ci sarà un lampeggiamento e praticamente il volume si zittisce perché ovviamente ha bisogno del microfono. Ora andiamo a tirare fuori il microfonino e come possiamo vedere abbiamo nuovamente i livelli della nostra registrazione. Lo metto da una parte perché ovviamente mi riprendo io, perché non ha senso riprendere nulla, quindi ho la registrazione adesso, vedete che mi sta riprendendo, adesso vediamo anche la registrazione. Così proveremo a innanzitutto a registrare con questo microfono la voce che esce e registrata da Filmic Pro, e poi non vi ho fatto sentire la cancellazione del rumore che adesso azionerò, ok? Aziono la cancellazione del rumore. Ecco, la spia è diventata verde, ora abbiamo la cancellazione del rumore, quindi possiamo attenuare, ora sentite che è attenuato sicuramente il rumore, adesso lo vado a rispegnere e sentite che non c'è tanto rumore qua perché siamo in montagna, però diciamo che il rumore ovviamente è aumentato. Ora
faccio una prova di distanza, mi allontanerò e sentiamo, ovviamente, più che altro mi vedrete allontanare e sentiamo a quanta distanza arriva questo microfono. Allora, come promesso, adesso vado a fare una prova a distanza, sono circa 10 metri fino a quel tavolo lì e sentiamo la resa di questo microfono. Mi allontano e poi vi saluterò dall'infondo. Ciao ciao! Mi allontano, come si sentirà? Chi lo sa? Funzionerà ancora? Non funzionerà ancora? Eccoci qua, arrivati alla meta. Eccoci, circa 10 metri, si sentirà ancora qua, Filmic Pro mi dà ancora i livelli del microfono che si sente, quindi direi che per me è più che sufficiente questa distanza qui. Bene cari amici, avete sentito anche la prova pratica dell'esterno, ha perso qualcosa, ma magari c'era qualche interferenza, però diciamo che la distanza dai è più che accettabile. Non so all'inizio di questi video perché Switch Studio abbia azionato una cancellazione di rumore automatica, quindi guarda, come ho detto prima, nei tutorial che si fanno l'audio è importante, ma basta che si capisca uno quello che dice, ok? Quindi non stiamo a vedere per nell'uovo, non mi dite come mai era diverso l'audio all'inizio, che vi ho già dato la risposta. Ragazzi, condividete questo video con i vostri amici se vi è piaciuto. Io ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Questo microfono bello, l'Arc M1, nato per noi creator, vi metterò tutti i link in descrizione se vi ho convinto all'acquisto, se lo utilizzate, ovviamente se andate a fare ovviamente anche videoblog, questa è una cosa eccezionale. Poi avremo modo, spero, dico sempre così, spero poi di aver modo di provarlo in situazioni un po' diverse. Già ho fatto delle interviste, come avete visto, Ponte Morandi, purtroppo in questa brutta occasione, e è andato molto bene. Quindi vi rimando al prossimo video, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dei dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!